Hola amici, benvenuti in questo nuovo video. Ok, la smetto. Cominciamo subito, io sono Simone Gerace e questo è il mio canale YouTube dedicato alla recitazione, al cinema e al teatro. E beh, oggi volevo portarvi una mia interpretazione, giusto per cominciare subito a battere il ferro quando è caldo, di un monologo tratto da un film, Sei gradi di separazione, che secondo me è molto sconosciuto ancora oggi, anche se è stato uno dei primi in cui è entrato protagonista Will Smith, un attore che io stimo moltissimo. Infatti lui fa da protagonista Paul, questo ragazzo di colore che entra nel film, nelle case dei benestanti di New York e sconvolge quelle che sono le loro vite e quindi le loro idee, le loro convinzioni. In questo monologo trae fuori il tema dell'immaginazione con le sue qualità. Andiamo a vederlo subito. L'immaginazione è stata così svilita che a un certo punto l'immaginazione, anziché essere il perno della nostra esistenza, oggi è sinonimo di qualcosa che è totalmente al di fuori di noi, come la fantascienza, o che so, l'uso delle fettine di mandarino o di arancia sulle braciole crude di maiale. Ecco una ricetta estiva fantasiosa. E guerre stellari, così pieno di immaginazione. E Star Trek, così pieno di immaginazione. E il Signore degli Anelli, tutti quei ranetti, quanta immaginazione. Oggi l'immaginazione ha cessato di rappresentare il nostro collegamento, il collegamento più profondo fra la vita interiore e il mondo che è al di fuori di noi, in cui viviamo tutti. Cos'è la schizofrenia se non lo stato in cui quello che c'è qui dentro non corrisponde con quello che c'è di fuori? Perché l'immaginazione è diventata sinonimo di stile. Io ritengo che l'immaginazione sia il passaporto che noi ci costruiamo per entrare nella realtà. Io credo che l'immaginazione sia solo un altro modo per definire l'unicità di ognuno di noi. Jung dice: il peccato più grave è la mancanza di coscienza. Il giovane Holden dice: quello che mi fa più paura è la faccia dell'altro. Non sarebbe tanto male se potessimo essere tutti e due bendati. Molte volte, però, le facce che abbiamo di fronte non sono quelle degli altri, ma sono le nostre. Ed è la peggior forma di vigliaccheria, questo avere così tanta paura di se stessi da coprirsi gli occhi piuttosto che affrontarsi. Guardarsi in faccia è la cosa più difficile. L'immaginazione è un dono di Dio, dell'universo, per renderci questo autoesame sopportabile. Eccoci! Come vedete, questa è la mia interpretazione. Spero vi sia piaciuta. E beh, se vi è piaciuta, mettete like, semplicemente. E scatenatemi nei commenti, fatemi sapere quello che pensate, perché è importante per me, davvero, lo dico sul serio. È importante perché voglio avere un feedback sul mio lavoro. Voglio che mi diate modo di migliorare e poter progredire. Inoltre, questo canale, oltre a darmi contenuti, serve anche per me per avere un riscontro, ok? Quindi, se vi è piaciuto il film, se avete consigli da darmi, se avete anche qualche monologo da consigliarmi, prego scatenatemi nei commenti, di nuovo. Iscriviti al canale, sì, iscriviti tu al canale, che non l'hai ancora fatto.
perché ci saranno nuovi video, nuove novità, e quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!